E di benedizione, qualcosa di molto stretto, conciso e forte, d'accordo? Poi subito dopo alle 12:30, anzi 12:29, partiremo per il corteo Piazza della Concordia, lungomare fino al ristorante Roxy Ponte Gagnano, d'accordo?
Guarda, ti dico questa cosa e te la dico perché ho visto che sei una persona culturalmente preparata. Quando siamo partiti per fare questo evento, io ho detto a chi me l'aveva chiesto, dico, ma la fai l'evento quest'anno? Ho detto no, non vorrei farlo, non ce la faccio, è troppo strano. Però ho detto, se il Signore mi dà l'input, però me lo deve dare lui, perché se diventa una cosa mia personale non va bene. E ho detto, Signore, se tu vuoi che io faccia questa cosa, bene, mi devi dare tu l'input. Il giorno dopo mi arriva una telefonata di una persona che mi regala delle cose utili a questa situazione, che io se volevo comprarle ci volevano 100 euro all'ingrosso. Cioè, mi ha chiamato lui, non è che io ho detto qualcosa, ho detto va bene signore, e questo è qui. Poi il giorno dopo sono cominciate ad arrivare le telefonate, Mimmo senti, vogliamo fare sta cosa, Mimmo ti serve questo. Ho detto signore, ho capito, sì, ho capito, basta, lo faccio. E credimi, non sono arrivato per niente stressato, per niente. Questa sala tra l'altro ce n'è ancora un'altra sopra, le vite anche quella, vi salutano tutti. Che bello, c'è anche Mattia, guardate, riuscite a vederlo? Facciamo un'altra bella, dai, eccoli là. Che bello. Signore, grazie per la tecnologia. Ciao! Ciao, Andrò!